Una crisi finanziaria che diventa sempre più una crisi economica ed occupazionale. Qual è però il reale impatto sul territorio? Lo chiediamo a un sindaco della Lega Nord, il sindaco di Oppiano in provincia di Verona, che è anche però un parlamentare, un neoeletto del Carroccio. Onorevole Montagnoli, qual è la realtà sul suo territorio? La realtà veramente è molto difficile, soprattutto in una zona come il Veneto, come Verona, che per tanti anni è cresciuta, e veramente siamo in una situazione molto difficile. Tutte le categorie lo stiamo dicendo, penso anche solamente noi della Lega. Su questo abbiamo fatto un ragionamento con il governo per gli studi di settore, ma adesso servono risposte urgenti, e noi crediamo che e speriamo che la proposta che uscirà venerdì dal Consiglio dei Ministri sia l'unica soluzione per far sì che il treno ripartisca. Il Veneto è una realtà che ha corso tanto, il nord-est è stato un esempio non solo a livello italiano ma nel mondo, e la Lega pretende, e i sindaci sono qui per cercare di dare una risposta al territorio. Vi assicuro che il livello di occupazione nelle ultime settimane, anche nel mio comune, stanno continuamente venendo gente chiedendo l'aiuto per gli affitti, e la situazione sta diventando molto pesante. Una delle cose che mi chiedono è se a Roma capiscono la situazione. Io dico che è la Lega che capisce la situazione, gli altri un po' meno, per cui abbiamo anche questo onere di dare la risposta ai nostri cittadini, alle nostre imprese, altrimenti il 2009 sarà veramente un anno molto difficile per tutti.